In Svizzera, 44 anni, da 6 con una sclerosi multipla molto aggressiva. Stamani Marco Cappato, con l'associazione che porta avanti questa battaglia, si è presentato a Firenze per autodenunciarsi. Ha seguito la mattinata per noi Chiara Valentini, che si trova proprio a Firenze. Buongiorno Chiara. Ciao, è con un semplice saluto che Massimiliano, il 44enne, malato di sclerosi multipla toscano, è morto in Svizzera con il suicidio assistito. A raccontarlo sono stati proprio Chiara Lalli, giornalista, e Felicetta Maltese dell'associazione Luca Coscioni, che erano con lui, insieme a lui anche il padre e le due sorelle. Questa mattina qui alla stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella, Firenze, sono venuti a denunciarsi, proprio ad autodenunciarsi, proprio Chiara Lalli e Felicetta Maltese insieme a Marco Cappato, che stavolta non è andato in Svizzera, ma è presidente dell'associazione Soccorso Civile, una sorta di costola dell'associazione Luca Coscioni, creata apposta per dare aiuto alle persone tramite azioni di disobbedienza civile come questa. Sostanzialmente hanno pagato le spese, c'era chi doveva fisicamente accompagnare in Svizzera Massimiliano. Massimiliano che fino all'ultimo ha lanciato appelli per morire a casa propria, non dover espatriare in Svizzera. Fino all'ultimo gli è stato anche chiesto se voleva essere riaccompagnato in Italia, insomma, se aveva cambiato idea. La risposta è stata: lasciatemi andare. Ad autodenunciarsi appunto queste tre persone, insieme ad altre anche dell'associazione Luca Coscioni, perché ricordiamolo, in Italia il suicidio assistito è possibile, ma solamente con quattro condizioni, tra cui quella di essere sostanzialmente attaccato ai macchinari. Queste quattro condizioni non le stabilisce una legge, è bene ricordarlo, ma una sentenza della Corte Costituzionale che è intervenuta dopo il caso di DJ Fabo. Quindi è ancora reato. Questo caso di Massimiliano, di questo ragazzo di 44 anni toscano, è molto simile ad altri due, proprio molto recenti. Romano, 2 settimane fa, era malato di Parkinson, e Elena Altamira, ad agosto, entrambi appunto accompagnati in Svizzera dall'associazione. Per questi casi si attende ancora di capire se Cappato sarà o no rinviato a processo. Ricordiamo anche brevemente che in Parlamento si sono sempre arenate tutte le proposte di legge in tal senso. Quella della scorsa legislatura sarebbe stata incostituzionale perché era ancora meno permissiva della sentenza della Corte Costituzionale. Altre ce ne sono, ma non hanno neanche iniziato l'iter in questa legislatura per poi eventualmente l'approvazione. Io direi di sentire proprio le voci che abbiamo raccolto questa mattina, poi la linea può tornare allo studio. Stiamo entrando per presentare autodenuncia. Pato, Felicetta Maltese, Chiara Lalli, per l'aiuto fornito a Massimiliano a raggiungere la Svizzera al fine di poter procedere con suicidio medicalmente assistito. Massimiliano era un uomo di 44 anni, lo avete conosciuto, con una patologia irreversibile, nella piena capacità di autodeterminarsi, ma per lo Stato italiano, poiché privo del trattamento di sostegno vitale, non poteva accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Così come fece Federico Carboni lo scorso giugno, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale. Essere privo di quel requisito l'ha costretto ad andare in Svizzera. Così è stato per Elena, così è stato per il signor Romano, che qualche settimana fa è stato accompagnato sempre da Marco Cappato. In questo momento nel nostro paese ci sono malati che vedono affermata la propria volontà, le proprie scelte nel fine vita, e altri malati che, privi di un requisito, perlomeno al momento, devono attendere di peggiorare, come Massimiliano invece, devono fare la scelta di arrivare all'estero per porre fine alle proprie sofferenze. Le parole di Massimiliano era facile capire qual era la sua condizione e qual era il suo desiderio. Noi abbiamo provato ad alleggerire, a fare quel pochissimo che potevamo fare. Ieri mattina, poco prima di morire, Massimiliano mi ha abbracciato e mi ha chiesto scusa perché non riusciva a stringere. E il giorno prima abbiamo giocato a burraco, io neanche so giocare, però gli ho tenuto le carte, non riusciva più a tenere le carte. Sono stupidaggini, veramente stupidaggini queste due che vi ho raccontato, ma
la nostra vita è fatta di questi particolari, di tutti questi particolari che giorno dopo giorno lui non riusciva più a fare nulla, ovviamente a camminare, ad alzarsi, a fare nulla più da solo. E l'ultima volta, durante quell'abbraccio di ieri, gli ho chiesto se potevamo riportarlo in Italia, se era convinto, se potevamo riportarcelo con noi, e lui mi ha detto: lasciatemi andare perché non ne posso più. Non semplicemente aiutare Massimiliano ad andare in Svizzera, ma aiutarlo a vivere al meglio possibile, per quanto si possa, quei suoi ultimi giorni e quelle sue ultime ore. Non ho altro da aggiungere, io mi sono oggi unito all'autodenuncia in quanto responsabile legale della organizzazione, l'Associazione Soccorso Civile, che ha organizzato e finanziato questo viaggio. Dell'associazione fanno parte Mina Welby e Gustavo Fraticelli, anche i loro nomi sono stati trasferiti all'informazione alle forze dell'ordine, così come abbiamo fatto ad agosto per il caso di Elena, così come abbiamo fatto 2 settimane fa per Romano. È una donna di 84 anni, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri a Retignano di Stazzema, siamo nella provincia di Lucca, in Alta Versilia, vicino alla chiesa di San Pietro Apostolo. L'anziana ieri si era allontanata dalla propria abitazione, l'hanno cercata per tutta la giornata, probabilmente si tratta di un malore. E forti disagi nel Fiorentino sulle linee dei treni regionali per un guasto, così spiega Rete Ferroviaria Italiana, spiegando che la circolazione dei convogli è stata rallentata dalle 6.30 per un guasto agli impianti elettrici e che dopo la riparazione dalle 11.30 la circolazione della stazione di Compiobbi Firenze è in graduale ripresa. Gli impianti elettrici in avaria sono quelli che gestiscono la circolazione ferroviaria. RFI aggiunge che hanno subito ritardi medi di 90 minuti i treni regionali in servizio sulle linee regionali Firenze, Arezzo e Firenze, Borgo San Lorenzo, e che alcuni treni sono stati cancellati, quindi sono stati messi anche degli autobus sostitutivi. E torna in presenza il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio nella Basilica di San Lorenzo e al Centro Spazio Reale di San Donnino. Durante la pandemia sono state trovate strade diverse con consegna dei pasti e dei regali laddove si trovavano le persone, visto che non era possibile riunirsi, a partire dai senza fissa dimora. Quest'anno sarà finalmente diverso, con migranti e profughi, famiglie in difficoltà, anziani soli. Ci sarà un regalo per ciascuno degli invitati al pranzo con il proprio nome. Tutti sono già al lavoro nei diversi quartieri dove è presente la comunità per rendere personale e caloroso il Natale, che è aperto a tutti quanti vorranno dare una mano. Chi vuole aiutare può telefonare allo 055 23 42 7 12 o inviare una mail proprio alla mail di Sant'Egidio. Tutti quelli che daranno la loro disponibilità saranno poi contattati per conoscersi e essere coinvolti nella preparazione del pranzo. E alla CUI, la cooperativa sociale invalidi di Prato, la Pet Therapy ispira il video di auguri. Ci racconta tutto Alessandra Grati, vediamo. Un video di auguri di Natale che racconta la storia degli ospiti della CUI di Prato, la cooperativa sociale invalidi, e del loro percorso di pet therapy con Lille Prima, un golden retriever e un labrador che insieme all'equipe multidisciplinare Scodinzoliamo hanno intrapreso un percorso di attività assistita con gli animali. Solitamente sono attività di gioco, di divertimento, piccoli percorsi motori che i ragazzi fanno insieme al cane, di conduzione dell'animale stesso e anche di cura e accudimento. Un intervento, diciamo, che ha la durata di circa un'ora a volta. A finanziare il progetto con 5.000 euro Publiacqua attraverso iCare. Siamo qui a inaugurare questo nuovo progetto, ci fa molto piacere e ci fa piacere vedere la sempre maggiore risposta che c'è dal territorio ai progetti e ai bandi messi in campo da Publiacqua per finanziare oggi le politiche sociali e di assistenza. Ora la pet therapy viene fatta due volte al mese e coinvolge tutti gli ospiti, con ottimi risultati. È un progetto molto importante per i nostri ragazzi perché va a toccare tutte le aree dei nostri ragazzi, quindi dalla funzionale alla cognitiva, alla soprattutto l'area relazionale. Il cane diventa un ponte quasi verso il mondo. Il video è pubblicato sulle pagine social della CUI. E dalla regione 89.000 euro per lo sport pistoiese contro il caro energia. Patrizio Ceccarelli.
La Regione Toscana ha destinato 89.000 euro di contributi straordinari in favore di 125 società sportive della provincia di Pistoia che tra pandemia e bollette stanno attraversando stagioni agonistiche davvero molto complicate. Lo rende noto la consigliera regionale del Partito Democratico Federica Fratoni, membro della Commissione regionale Sanità e Sport, nonché consigliere comunale a Pistoia, spiegando che i contributi che arriveranno in provincia fanno parte di uno stanziamento complessivo a livello regionale di 1.476.000 euro. È un modo, sottolinea Fratoni, per stare vicini al fianco di chi non si è mai risparmiato in questi ultimi due anni così complicati ed ha promosso l'attività sportiva e sociale fondamentale per tutti i nostri ragazzi. Fra i beneficiari, spulciando nell'elenco, ci sono moltissime discipline, dal calcio al basket, dalla pallavolo al rugby, passando per la danza sportiva, l'hockey e il tennis. Tavolo, tanto per citarne qualcuna. Confido innanzitutto, conclude la consigliera regionale, che i prezzi delle bollette possano tornare quanto prima a livelli normali e non ci sia bisogno di ulteriore assistenza. In ogni caso, su un tema fondamentale come quello della promozione sportiva, la Regione risponderà presente. E Porrettana Express, un vero e proprio assalto a questo ultimo treno storico del 2022, quasi 200 viaggiatori da tutta Italia per il tour dell'Immacolata. Vediamo. Porrettana Express chiude il 2022 nel segno del successo. L'ultimo viaggio con il treno storico nel giorno dell'Immacolata ha fatto il tutto esaurito con oltre 180 viaggiatori che da Pistoia attraverso la Porrettana, la prima strada ferrata transappenninica che ha collegato il nord e il sud Italia, sono arrivati a Porretta dove ad accoglierli in stazione hanno trovato la banda musicale e poi un'esposizione di auto d'epoca, i mercatini di Natale, i concerti in chiesa e all'aperto. Il tour è stato preceduto dalla visita del deposito rotabili storici attiguo alla stazione di Pistoia, dove sono conservate le più antiche locomotive a vapore insieme ai convogli ferroviari che hanno solcato le strade ferrate d'Italia a partire dal 1800. Siamo partiti dal deposito rotabili di Pistoia, che è il deposito più importante d'Italia per la ristrutturazione dei treni storici, e poi siamo partiti dalla stazione per fermarci a Valdibrana, dove abbiamo un manufatto incredibile che è la rampa di lanciamento dei treni che prima serviva a far partire i treni e a farli fare la salita, che era veramente difficile per l'epoca. E in più abbiamo anche una rampa di salvamento che presto renderemo fruibile al pubblico, che serviva invece per i treni che eventualmente arrivavano ad alte velocità sfrenati per potersi salvare, appunto. Poi siamo passati, senza fermarci, ma siamo passati sopra al viadotto di Piteccio, che anche quello era un manufatto eccezionale, poi purtroppo bombardato e rifatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dalle varie gallerie di Corbezzi, stazione di Corbezzi, le gallerie che sono anche quelle un'opera ingegneristica per l'epoca, per passare poi da Pracchi e arrivare fino a Porretta dove siamo ora. E ora la musica, Toscana Gospel Festival, 10 concerti a dicembre dal 17 al 29 nelle chiese e nei teatri. Caterina Gonnelli. Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Ispirandosi alla celebre frase di Jim Morrison, torna dal 17 al 29 dicembre in Toscana, nelle chiese e nei teatri, il più grande festival gospel d'Italia, con 10 concerti in 10 città e artisti provenienti da California, Florida e Washington DC. L'edizione numero 26, presentata al consolato americano, vede la direzione artistica affidata ad Andrea Laurenzi e Luca Baldini, la direzione generale a Massimo Ferri. Tra le città coinvolte Arezzo, Montepulciano, Torrita di Siena, San Giovanni Valdarno, Marciano della Chiana, Castelfranco Pian di Scò, Cortona, Portoferraio, Agliana e Carrara. L'avvio è in programma il 17 al Teatro Poliziano di Montepulciano. La chiusura il 29 dicembre al Teatro Petrarca di Arezzo. L'evento ha il sostegno e il patrocinio di Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze e Regione Toscana. Il Toscana Gospel Festival è la perfetta premessa al Martin Luther King Day del 16 gennaio e al Mese della Storia Afroamericana, la celebrazione nazionale dedicata alla riflessione sui traguardi raggiunti della comunità afroamericana e al suo immenso contributo, ha dichiarato la console americana
Ragini Gupta, ricordando come la musica gospel affondi le sue radici negli spirituals, un tipo di canto popolare religioso strettamente associato alla schiavitù degli africani nel sud americano. La musica gospel rivela una parte importante della storia dell'anima dell'America e il Toscana Gospel Festival contribuisce a raccontare questa storia. E ora parliamo di un piccolo bosco che è stato donato ai bambini di una scuola, Rachele Campi. C'è il mirto, la quercia, il corbezzolo, il melograno e la rosa canina all'interno del giardino dell'Istituto Comprensivo Pirandello a Mantignano, un bosco didattico donato da Unicop Firenze per i più piccoli. L'obiettivo è quello di far conoscere le piante e i ritmi della natura, sensibilizzare le nuove generazioni all'ambiente. Come diciamo sempre ai bambini, l'arrivo del bosco è l'arrivo di nuovi compagni di classe, nuovi esseri viventi che popolano il giardino della loro scuola, questo giardino che con la pandemia tutte le scuole hanno riscoperto, e il bosco sarà una nuova classe che loro nel corso degli anni, grazie anche ai percorsi educativi di Unicop Firenze, impareranno a conoscere. Questa è sostanzialmente un'aula senza pareti, un'aula senza banchi, ma indiscutibilmente un'aula, cioè un posto in cui si apprende, secondo le più moderne metodologie didattiche, quindi offre veramente un'occasione di apprendimento innovativa, toccando temi fondamentali e molto attuali attraverso metodologie didattiche che raramente si possono sviluppare. Tutto naturalmente in una cornice splendida come ci presenta questo bosco, inserita nel giardino del plesso Ambrosoli. Quindi veramente vorrei ringraziare Unicop e il Comune di Firenze per averci dato questa splendida occasione. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.